non si vede niente. Non devi vedere, questo non ce l'ha. Oh madonna. Allora, intervistiamo i partecipanti al Brodo 2016. Cominciamo da Cristina. Russa. No, Cristina. Straniera. Straniera, russa. Cristina Tatianska. Sì. Parlaci della tua esperienza col Brodo in montagna. Anche se non l'hai mai mangiato, sì, ancora. Se ancora non l'hai mangiato. E sei vegetariana e non lo mangerai mai. Sì, che non lo mangerò mai. Sì. Però tutto il contorno va bene. C'è il contorno. Allegria. Ah, quindi c'è tanto coinvolgimento. E poi. Tanto rispetto per i vegetariani. Il contorno c'è pomodori, zucchine, fagioline e melanzane. Anche patrimonio. Pannocchie soprattutto. Ah, è vero, la pannocchia. Benissimo. Pensi di tornare l'anno prossimo? Non credo se proprio. Ancora. Siamo invitate. No. Il Brodo di montagna è come un'iniziazione. Una volta iniziati non, ormai va bene per sempre. Per sempre. Okay. Non è necessario invitare più nessuno. Allora sarà il mio nome. Tu ci sei su Facebook? Sì. Ti mettiamo nel gruppo del Brodo. Grazie Cristina. Grazie Cristina. Adesso intervistiamo uno dei... Vai. Intervistiamo uno di dei personaggi più rappresentativi del Brodo, nonché l'inventore, fondatore, inventore, ma che tutto di più. Tutto di più. Ecco. Buongiorno signor Roberto. Buongiorno ragazzi. Ma che l'ho messo questa. Allora, intanto vorrei, mi piacerebbe sapere l'uso che farete di qua. Uso interno. Uso interno. Uso interno cosa significa? Lo vedremo solo. Che schifo. O quelli che ci sono su Facebook, il 99,99 degli abitanti del mondo meno tu. Parlaci un po' della tua, di questa tua idea geniale del Brodo. Ma il Brodo in realtà doveva servire appunto dopo una giornata pesante di cibo, di bagordi, riuscire ad alleggerirci in qualche modo e chiudere la serata leggeri. Bellissimo. Come hai pensato questa? Era una tua idea già precedente o ti è venuta al momento? No, in realtà a me piace il Brodo, è stata una estemporanea ma che ha funzionato. No, una estemporanea? Estemporanea? Ecco, scusate. La pannoccia, non mi viene bene. Ha detto estemporanea. Quando l'ha detto? Poco fa. Torniamo indietro a estemporanea. Quindi pensi... Ma anche cruda. Pensi che sia stata un'esperienza non te ne eri accorto. Da continuare. Hai mangiato il microfono. Pensi che sia un'esperienza da ripetere? Io dico che andrebbe meglio uno stufato. Lo stufato in montagna suona male. Ha fatto la partita. Battutore. Martina, che è ormai una veterana del Brodo. La prima volta? No, non è la prima volta. Sì. L'ha fatto il Brodo Bisley però. Sì, è vero, la prima volta. Però è stata già, diciamo, iniziata al Brodo con vince. Alla campagna di Roberto, che era un Brodo, quello era il famoso Brodo B senza Brodo. Mi hai sentito parlare, avete cercato di invitarmi gli anni scorsi, insomma, riuscite a venire. E io quest'anno, quando sono arrivato, ho detto, si fa il Brodo quest'anno, vero? E noi subito, mandi! La mandi, l'abbiamo fatto subito. Allora, come raccontaci un po' del come ti è sembrato questo fino ad ora. Devo dire che è una cosa veramente carina, molto carina. Nonostante il nostro camera. Grazie che dite se. Grazie che dite queste cose che siete costrette, però. Sei felice di aver fatto e quindi sei felice di tornare. Io spero molto di essere invitata di nuovo. No, invitata ho già spiegato a Cristina che non c'è più bisogno perché tu sei ormai automaticamente iniziata. Ormai non puoi più neanche come il battesimo, non puoi più tornare indietro. Bene. Adesso intervistiamo la dottoressa Maria Luigia Bove. Nonché. Vieni qui dalla luce. Vengo qui dalla luce. Allora. Mi dica. Tu che sei una veterana, una veterana davvero. Io sono una delle prime ad essere state ammesse. Tu addirittura sei stata quasi il primo Brodo estemporaneo. Sì. Cosa ne pensi di questo Brodo 2016? Sì, stavo guardando. I tempi tecnici, non puoi stare lì 8 ore. Questo Brodo 2016. Se no poi dobbiamo tagliare. Va bene. Allora, questo Brodo 2016 è più raccolto degli altri brodi e quest'anno era necessario che fosse così per una serie di motivi che adesso non voglio raccontare qui. Sì, e che nei nostri cuori, lei già lo sapete.
perché ancora, vitello, vitellino. Ancora il bello di questo brodo 2016 dovremmo scoprirlo. Deve arrivare. Devi arrivare, perché secondo me si sta preparando a poco, sarà qualcosa di... Grazie, interessantissimo quello che hai detto. Sì. Ma non ce ne frega niente. Grazie a voi, grazie a Piero soprattutto, che è sempre lì e ci coccola sempre. Dettagli. Io però lo volevo dire. Sì, vabbè. Se volete tagliare, tagliate, ma sappiate che avete tagliato. Pensi di tornare l'anno prossimo, dopo questa edizione non so. Non so. Se mi accettate? Verrei messo al vaglio. Se sono accettata, io voglio volentieri. Benissimo, grazie. Grazie, arrivederci. Allora. Cristina di nuovo. Andrea, vieni qua. Allora Andrea, tu che sei uno dei veterani che sono proprio dalle prime volte, ti piace questa esperienza del brodo? Sì. Tantissimo? Sì. Conti di tornarci? Sì. Come vedete io sono convinto. Sei felice di questa compagnia, quest'anno un po' diversa dal solito? Sì. Vuoi salutare a casa? Sì. Zia, tutti, sì. Ciao. Ok, benissimo. Grazie Andrea. Conciso. Abbiamo anche un'altra Cristina. Un'altra Cristina, che è quella di prima, che è la sorella. Però noi andiamo da Emma. Emma. Veteranissima. Vedi che qui io ci ho la sciatica. Veteranissima. Atletico. Emma è una veterana, è stata una delle prime addirittura a esprimersi col canto in onore del brodo, come brigantessa ad onore. Allora Emma, cosa fino ad ora come ti è sembrato questo brodo? Meraviglioso. Può mancare ogni anno la brigantessa deve tornare. È vero, sì. Emma è stata una di quelle proprio top. Suggeriscimi una domanda. Emma questa impegnativa, sì. Non mi stava venendo, niente, tornerai quest'anno. Fino adesso il cibo ti è sembrato adatto alla giornata oppure abbiamo mangiato troppo poco? Troppo poco. Allora, effettivamente quest'anno ancora la performance è un po' bassina, eh. Porca miseria. Io non vorrei che poco mi sentisse. Piega, sì, no. Qui dobbiamo rinforzare un po', Non volevamo vegetariana. Ecco, non volevamo offendere. È vero. Addirittura c'è stata la proposta di fare il brodo vegetale in montagna, ma noi abbiamo declinato la retro Satana. Anche perché non sappiamo come si fa. Non sappiamo come si fa. Noi di brodi ci intendiamo solo di quelli. Di quelli normali. Curiosamente animaleschi più che. Benissimo. Comunque sempre nel massimo rispetto. Nel massimo rispetto. Vegano, non è vegetariano. Come sempre un piacere. Allora. Come sempre un piacere. Intervistiamo la new entry di quest'anno. Che devi guardare in mente? Intervistiamo la new entry di quest'anno. Un grande personaggio che ha introdotto una grande novità nel brodo, il Berlucchi. Fresco, così che verrà addirittura proposto. Chiamato il Berlucchino. Verrà proposto. Una bottiglietta piccola, così. Quindi, definitivo. Ma Berlucchino. No, ma tu sei da un'ora che stai parlando. L'intro. Il Berlucchi verrà messo al vaglio della consiglio di amministrazione del brodo e verrà introdotto forse nel protocollo. Quindi, caro amico nostro Angelo, cosa ne pensi del brodo in montagna come tua esperienza? Questa mia canzone. Di amore per il brodo o per te? Per tutte e due. Niente, nessuno ascolterà. Bellissimo. Canterò con poca voce, sussurrando. Arriverà prima che tu. Adesso passiamo al nostro grande che è stato assente qualche anno, il dottor Todaro Pippo. Pippo, ti sei ripreso dalla prima. Dottore un cazzo. Allora, raccontaci della tua spesa fino ad ora del brodo. Quel pollo, il pollo che deve fare, la goccia di pollo. Però quest'anno lo chef stellato pensi di tornare anche l'anno prossimo? Sognami, sono che sia la mia ultima esperienza.
ripeto, maledizione. Sono do... grazie, arrivederci. Io, vai, ciao. Abbiamo voce Ray. La grande Ray. Ray Ciattani, a me. Andiamo da Ray Charles. Abbiamo un ritorno di nostro carissimo amico Vito. Grande Vito. Allora Vito, dall'alto della tua esperienza ti ammiraglio ormai, quindi ammiraglio. Come ti sembra quest'anno, quest'anno in Prodi in montagna? Ancora non l'hai provato, niente. Pensi di tornare l'anno prossimo? No. A fiducia non l'ha provato, quindi a fiducia no. Sì, sì. Ho capito, ancora non l'ha provata. E adesso, un veterano, un grande esponente della corrente del Brodo, rigorosamente non vegano, né vegetariano, ma candela. Assolutamente. Chiedimi se ho intenzione di ritornare. No, fino adesso. Abbiamo capito, no. Non vuoi ritornare? No. Ma perché? Grazie. Rifare l'intervista. Vuoi tornare dopo che hai assaggiato quello? È una dichiarazione ufficiale. Nel Brodo, oltre al Bove, ci vuole un po'. Esatto. Quest'anno lo chef sta messo. Ma poco! Perché mi ricordo che anni fa la questione fu pollo sì o pollo no. Sì, mentre mangi. Noi siamo per il sì, in questo caso. Sì, siamo per il no, per tutto il resto. Bravo. Ma in questo caso siamo per il sì. Ah, giusto, questo è giusto. Questo è giusto. Non parla che sei il camera. Vabbè, un camera. Il prossimo anno intendo ritornare. Aia, beh, tutti adesso andiamo al famoso, a quello che diciamo del Brodo, è il, fai un po' più lontano che non siamo, l'artefice della parte tecnica, il nostro cuochista, Piero, che ogni anno ci delizia, a parte un anno che si è fatto come una scimmia, vabbè, allora, intanto ci vorresti spiegare perché questo è chiaro. È crudo. È buonissimo. Crudo. Primo. Secondo, la mia cucina. Qui abbiamo un'insalata di tofu arrostita. Poi soia. Soia amalgamata con mantecata. Miele. Mantecata con couscous. Tutto che sembra carne, sembra carne, ma non è. Ma non è. La bravura del sotto abbiamo fagioli, fave, lenticchie, tutte amalgamate con terra di montagna. Che sembra? Sembra carne, ma non è, sembra capretto. Sembra capretto. Poi abbiamo delle pannocce, che sembrano pannocce, invece sono salsicce. Una cosa incredibile cosa sono riusciti a fare quest'anno i nostri chef. Pannocce a forma di salsiccia. Salsiccia a forma di pannocce. Cioè uno chef stellato, proprio... Adesso andiamo dall'altra parte. Il Brodo. No, il Brodo dopo. Io avevo cozzarelli. Non c'è culpa. Ci hanno rubato la cozzarella. Pinuccia. Però. Pinuccia lì giù. Il Brodo. Il Brodo quest'anno ho avuto l'onore di prepararlo io. E quindi sono tutto preso anche soprattutto per il fuoco. Il fuoco che deve essere... Deve essere il buono e cose. Il buono che sta andando, ore che sta andando e dovrà andare ancora per delle ore, ma devo rinforcolare il fuoco. Aspetta. Fra, qui avete, vieni a sentire. Fuoco è fatto da alghe marine, quindi di marine, salate. Salate. Ah, è vero. Poi. Con una cosa rossa che non si è capito se... È sempre vegana. Vegana, sì. Prendi qua, eccolo lì. Poi abbiamo tofu. Questo invece, è un ossobuco di un signore vegetariano, si è uccidato perché ha voluto fare il brodo con noi. Però è vegetariano. È vegetariano, quindi non c'è. Andiamo a intervistare Maurizio e Anna. Ciao. Io... Vai. Già ne abbiamo intervistato te. Io? No. Allora, intervistiamo quest'anno la new entry del brodo, però diciamo una nostra amica di sempre. Che mai è capitata quest'anno, anno. Che sta festeggiando il suo ingresso all'ANAS come stradino, ci spiegherà. Allora Pina, come ti sembrato fino ad ora? Posso fare una domanda per iniziare? Questo è l'incredibile. Che ti già fa amore?
fanno morire dalle risate, apparentemente fuori contesto, però è come sembra di essere tornata un po' indietro negli anni, con una, però con un'energia diversa un po' da parte di tutti noi. Mi fa molto piacere essere. E a noi tra l'altro fa molto piacere averti qua perché si torna. Quindi pensi di tornare tutti gli anni? Sì. Se sono a Roma, se sono a Londra, benissimo. Benissimo. Non si sente bene. A cosa gli provo? Ah, il micro. Sa, prova. Prova, prova. Ciao. Scusate che intervengo di nuovo. Abbiamo sbagliato prima. Che ciò che non ti dici quel po'. Allora ti rispondo, per tornare proprio ai vecchi tempi, era una tuta che avevo quando avevo 20 anni, e che lascio qui. Strano che non ce la ricordiamo. Vabbè, comunque. E che quindi, ci vuoi dire alla Ferrari, quando torno qui entro una cosa regressiva, vado a recuperare tutti i pezzi vecchi. E io esatto, via Pippo papà. Ecco, ti ho risposto. Grazie Pina, Genese, ti aspettiamo l'anno prossimo. Va bene, grazie. Sempre sei il brodo. Eccola. Ed ecco l'unica che finalmente ha conservato la divisa ufficiale del Brodo, la grandissima nostra amica Anna. Parlaci del Brodo fino a ora di quest'anno. L'acceso? Io sì. Che matti! Vuoi fare? Matti, matto, zitto! Ecco, la sigla, la colonna sonora, Chiocca anche matti. Ecco, io cosa dire, dopo un buon Brodo ci vuole un buon mate. Sono un po' emozionato. Hai portato il mate a proposito, se no... Assolutamente sì, io sono un po' emozionato, poi non si sente il microfono. Non si sente, poi è collegato il wifi. Prova, però no, lo sento. È acceso, Se non vuoi, non fai. Non fai. Scusa, che sei emozionato. Sì, no, no. Maurizio, io che te. Maurizio, ecco. Sembrerà strano, ma è uno non dei... Non è quello di San Marco. Dei no, uno di quelli che ha partecipato al Brodo sempre. Diventato, grazie al Brodo, campione indoor europeo di Piruzzi. Che si è allenato poi anni e anni a casa, proprio adesso eccessivo. Non sei europeo, italiano, nazionale. Nazionale. Però crescerai.